La Ultra RCP2 è la 1911 più piccola e leggera prodotta dalla specialista del Government Kimber. La prova completa di quest'arma verrà pubblicata nel numero di maggio di Army Magazine, in edicola dal 16 di aprile. A proposito di Army Magazine, dal 17 al 21 di marzo sarà in promozione l'abbonamento digitale. Trovate tutte le informazioni qui sotto. L'arma è sicuramente scarica, abbiamo controllato, quindi possiamo richiuderla. Nonostante le dimensioni lillipuziane di questa pistola, la canna da 3 pollici è camerata nel potente 45 ACP, che è un calibro abbastanza, anzi decisamente robusto per un'arma corta. Riesce a gestire l'esuberanza del 45 ACP grazie alla robusta molla di recupero. In quanto ai materiali, canna e carrello sono in acciaio, mentre il fusto è in alluminio. Le classiche guancette in legno con le due losanghe, dove sono posizionate le viti Torx. E la peculiarità di questo modello è il fatto di montare il puntatore laser di Crimson Trace. Sul lato sinistro, infatti, abbiamo questo cursore che consente di accenderlo. Una volta acceso, basta impugnare la pistola e quindi premere questo punto per attivare il puntino luminoso. Il caricatore monofilare può contenere 7 colpi in 45. Ciò significa che nelle condizioni di porto occulto, che è l'utilizzo principe di quest'arma, siano a disposizione 8 colpi, quindi 7 nel caricatore più 1 in camera di cartuccia. Tutta la pistola non presenta spigoli vivi, ma è stondata, con l'obiettivo di ottenere un'estrazione il più rapida possibile. Quanto agli organi di mira, visto che abbiamo la presenza del puntatore laser, Kimber ha deciso di non inserire un mirino, ma di ricavare una scanalatura sulla sommità del carrello e una corrispondente scanalatura anche qui che funge da tacca di mira. In tema di sicure, la Kimber Ultra RCP2 LG è quasi sovrabbondante, nel senso che abbiamo due leve di sicura manuale sia sulla destra che sulla sinistra, quindi ambidestra, la sicura dorsale classica delle 1911 e la sicura al percussore che previene lo sparo in caso di caduta dell'arma. La Kimber Ultra RCP2 LG è importata da Paganini, che la propone al pubblico a 2.536 euro. E adesso andiamo a vedere come si comporta al poligono. Siamo venuti all'Invictus Close Shooting Range a Erba, in provincia di Como, per mettere alla prova la nostra Kimber Ultra RCP. Se il video vi sta piacendo, vi invito a iscrivervi al canale, così da non perdere nessuna delle nostre prossime prove. Con la nostra Kimber misureremo il peso di sgancio dello scatto e faremo qualche rosata per vedere la precisione e per analizzare insieme a voi le reazioni allo sparo. Con una media di 5 misurazioni, il peso di sgancio dello scatto è di 1827 grammi. Abbiamo sparato 5 cartucce con palla ramata da 230 grani e abbiamo rilevato una velocità di 217 metri al secondo, mentre con la palla blindata da 200 grani di 208 metri al secondo. Siamo arrivati alla fine della nostra prova, della Kimber, e questa è la rosata che abbiamo ottenuto con la munizione con palla blindata da 200 grammi, quella più leggera, direi più che soddisfacente. E
Come ti è sembrata lo sparo la pistola? Mi sembra molto precisa. Sì, è molto, molto precisa. Pur avendo una canna da 3 pollici e un calibro quindi abbastanza sostenuto, la pistola non si muove, non si muove tantissimo. E poi ha questo puntatore laser che è sicuramente molto divertente. Si può scegliere se azionarlo oppure tenerlo spento e usare semplicemente tacca di mira e mirino. Quindi in conclusione possiamo dire che anche questa Kimber è l'ennesima conferma che il marchio statunitense è veramente un grande esperto nella produzione delle government di qualsiasi dimensione. Vi invitiamo a seguirci nelle prossime prove e se avete qualche preferenza, qualche arma che vorreste vedere recensita dal nostro team, scrivetelo nei commenti.